La ricchezza intangibile dell'olivo, un'iniziativa importante che si è tenuta nei giorni scorsi a Città di Castello, a Palazzo Vitelli, un'occasione per far incontrare imprenditoria e cultura rispetto a un prodotto verso cui l'Italia da sempre ha una fortissima vocazione. All'evento ospite anche la giornalista Maria Latella. Allora, il limite italiano non solo nel settore di chi produce olio, ma un po' ovunque sempre, è di guardare alla dimensione particolare e non essere capace di fare squadra, di fare network. Credo che il tempo della globalizzazione ci obblighi a cambiare registro. Questo più che un convegno è un momento di riflessione di confronto su posizioni diverse. Ecco, mi sembra di capire che questo comparto sia arrivato a un punto in cui c'è bisogno di un cambiamento e di una svolta. Presente anche lo storico dell'agricoltura Alfonso Pascale. Siamo conosciuti nel mondo perché l'olio da olive lega anche altre pietanze, altre particolarità, peculiarità della cucina italiana, appunto come la pasta, la stessa pizza. Noi siamo noti per questo motivo. Il problema è che se noi adottiamo strategie invece difensive rispetto a questa capacità di apertura e ci facciamo conoscere appunto come quelli che si vogliono difendere dalla globalizzazione, ecco, noi facciamo un autogol. Era tanto atteso e è venuto, puntuale come sempre, l'imprenditore Brunello Cucinelli. Io sono sempre un sostenitore che non è vero che noi italiani non facciamo sistema. Noi siamo industriali e quindi non siamo finanzieri come a volte ci paragonano ai francesi. Quindi abbiamo le nostre industrie, ci telefoniamo, ci consigliamo e magari andiamo in quel mercato, ma andiamo da soli, ma facciamo sistema. Quindi questa è una cosa abbastanza delicata. Cioè io ho la possibilità e sento i miei amici che fanno questo mestiere con i quali discutiamo di quel mercato piuttosto che dell'altro. Quindi io credo che noi in Italia facciamo sistema.